la velocità a guardarti in mezzo al campo c'è. Adesso probabilmente servono i gol. Sì, sì, esatto. Partendo già da mercoledì scorso che potevo insaccarla subito alla seconda presenza, solo che sono arrivato un po' sbilanciato, un po' pressato, quindi è finita fuori. Però comunque penso che ci sarà occasione ancora. Cosa ti aspetti, insomma, da questa esperienza? Allora, io vengo da un periodo abbastanza lungo di inattività, quindi cioè, ora sto lavorando per dare il meglio che Nigel può dare da qui fino alla fine della stagione, che sia entrare a partita in corso, che sia gli ultimi 3 minuti, però comunque per come è possibile incidere il più possibile e essere a disposizione della squadra. Ti ha dato, se te l'ha dato, qualche consiglio tuo fratello Giovanni, che insomma la Serie C l'ha fatta, adesso è in Serie D? Lui sa, essendo mio fratello, sa le doti che ho, quindi e sa anche i miei, diciamo, difetti caratteriali, ovvero che al minimo errore magari abbasso la testa o robe simili, quindi mi ha detto, visto che non giochi da tanto, comincia piano piano, poi dopo quando prendi fiducia provi tutto quello che pensi, però prima di tutto devi ritrovare la condizione e la fiducia soprattutto in te stesso. C'è qualche rimpianto nel tuo percorso in maglia rossonera? Avresti, non lo so, sognato qualcosa di diverso? Rimpianto no, arrivato poi in primavera era diventato, tra virgolette, il momento di diventare un po' più protagonista, quindi poi sono andato via sia per scelta mia che anche perché il progetto non era adatto per me.